Esattamente 50 anni fa nasceva l'Università Cattolica di Goiás. Quello fu un grande momento per la storia dell'educazione dello Stato del Goiás. In quest'anno, 2009, nel quale la Cattolica di Goiás commemora il suo giubileo d'oro, sono state realizzate varie attività per segnare il 50° anniversario dell'università. Il fatto più importante è stato la visita del prefetto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del Vaticano, il cardinale Zenon Groscholewski. Invitato dall'Università Cattolica di Goiás, il cardinale arrivò a Goiânia il 5 settembre, accompagnato dal segretario della sua congregazione, Monsignor Massimo Pepe, quando furono accolti con grande festa. Visitando i vari dipartimenti dell'università, l'eminente cardinale si mostrò colpito dalla grande struttura dell'istituzione, che oggi dispone di 5 campus universitari. Visitò anche il Memoriale del Cerrado, un complesso scientifico-culturale sempre aperto alle visite pubbliche e che mostra la cultura originale del cosiddetto Cerrado. Nella cerimonia di inaugurazione della sede del canale di televisione dell'Università Cattolica l'8 di settembre, l'arcivescovo di Goiânia, Don Washington Cruz, accolse il cardinale Zenon e tutti i presenti. Il cardinale benedisse le installazioni della sede dell'emissora, augurandosi che si trasformi in uno spazio di conoscenza e di fede fondamentata nella ricerca della verità. Ecco, odierna celebrazione La celebración de hoy dimostra che la vostra università demonstra che la vostra università vuole affrontare in modo migliore quiere enfrentar di modo migliore le sfide del mondo di oggi. Os desafios do mundo de hoje. Per essere un giornalista cattolico Para ser un giornalista cattolico è molto difficile, è molto difficile. perché non basta gettare il fango a destra e a sinistra. Porque não basta lançar o lodo, a lama à direita ou à esquerda. Nella notte dell'8 di settembre, il cardinale Zenon fu insignito con il titolo onorifico di dottore Honoris causa dell'Università Cattolica di Goiás, solennità realizzata nel Teatro della Cattolica. Termine di concessione del titolo di dottore honoris causa, di accordo con le leggi della Repubblica Federativa do Brasil e dei poteri che mi sono conferiti, na condizione di grande chanceler dell'Università Cattolica di Goiás. Io, Dom Washington Cruz, e o reitor da Universidade Católica de Goiás, professor Volmir Perejo Amado, concedemos ao eminentíssimo senhor cardeal Zenon Groboliski o título de doutor honoris causa, podendo mesmo fazer uso de todos os direitos e prerrogativas inerentes a esta honraria. Assim concedemos. Gran cancelliere della Pontificia Università Gregoriana di Roma, il cardinale possiede una riconosciuta attività nell'area dell'educazione, come docente di diritto canonico in varie istituzioni di insegnamento superiore dell'Europa. È autore di varie pubblicazioni e supervisiona e impulsiona l'educazione cattolica in tutto il mondo.
autorità e personalità del Goiás, rappresentando istituzioni politiche ed educative, e un grande pubblico parteciparono di questi avvenimenti. Nella stessa solennità, il cardinale concedette all'Università Cattolica del Goiás il titolo di Università di Diritto Pontificio, titolo che fino a quel momento era stato concesso soltanto a 17 università in tutto il mondo e a 6 università nel Brasile. Era il motivo di grande allegria partecipare, ainda che anticipatamente già che non sarà possibile stare nella città di Goiânia nel prossimo mese di ottobre, la celebrazione dos 50 anos desta Universidade Católica de Goiás, a instituição universitária pioneira do centro-oeste brasileiro, criada pelo primeiro arcebispo de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos, antes mesmo da arquidiocese haver completado 4 anos. Alegro-me con os senhores e senhoras pela contribuição que este centro criador de estudos e de ensino tem proporcionado e continua proporcionando ao desenvolvimento científico e cultural cristão e humano de vosso belíssimo país, que rico em recursos naturais e um potencial humano, tem diante de si um futuro promissor. Tenho o prazer de manifestar minhas sinceras felicitações pela recente aprovação pela Santa Sé desse centro e apresento agora com satisfação os documentos relativos. Chiudendo la sua visita a Goiânia, il cardinale concelebrò la messa giubilare dell'Università Cattolica del Goiás, nella quale avvenne la dedicazione della chiesa di San Giovanni Evangelista, parrocchia universitaria, la cui costruzione è stata completata adesso nell'area 2 dell'Università Cattolica. La Cattolica di Goiás, per mezzo del suo gran cancelliere, Don Washington Cruz, e del suo magnifico rettore, Volmir Amado, ringraziano la visita del cardinale Zenon Groscholewski, considerata un grande dono di Dio in questa festa del 50° anniversario dell'Università.